Ciao, sono Marco di Postura Corretta e oggi vediamo alcuni esercizi per chi fa fatica ad andare in bagno. Si tratta di un problema molto comune di cui alcune persone hanno vergogna a parlare, ma la stipsi e la stitichezza sono problemi molto frequenti. Non so se lo sapevi, ma anche la postura e la fisioterapia possono essere super efficaci per questo problema. Gli strumenti che hai a disposizione sono esercizi per la mobilizzazione del diaframma, dello psoas, esercizi di respirazione, l'automassaggio dell'intestino e infine la digitopressione. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo con gli esercizi. Partiamo con alcuni esercizi generali molto utili per l'intestino e per il nostro core addominale. Il primo esercizio è questo: posizionate le mani dietro la testa, eseguiamo 5 rotazioni lentamente da una parte, 1, 2, mantenendo il bacino fermo e ruotando la testa e il tronco. Così facendo andiamo a mobilizzare il nostro diaframma e il nostro tratto lombare dorsale. Perfetto, primo esercizio fatto, passiamo al secondo. Secondo esercizio andiamo a posizionare il piede indietro, ok, piede indietro, benissimo. E andiamo a tendere il ginocchio, tendiamo il gluteo, portiamo in retroversione il bacino, contraiamo gli addominali, ok, andiamo a mettere bene le spalle in tensione, nel senso le scapole dietro, 4-5 secondi, cambio l'altra gamba, stessa cosa, piede dietro, si mette in tensione il ginocchio, si contrae il gluteo, si stringono gli addominali, ok, si portano bene dietro le scapole, così facendo andremo a mettere in tensione il nostro psoas. Dall'altra parte, ancora una volta, ok, piede dietro, mi raccomando, sempre a ginocchio, gluteo, addominali, ok, bene in tensione, scapole, benissimo. Questo è molto importante perché si va ad allungare sia lo psoas ma tutta la catena anteriore e si ripete per 5 volte per lato. Dopodiché cambiamo posizione, andiamo a posizionarsi in posizione quadruple, ok? Allora, la cosa importante in questa posizione sono le mani che più o meno devono cadere alla larghezza delle spalle e andremo ad attivare il muscolo trasverso dell'addome. Così facendo portiamo la nostra pancia a schiacciarsi contro la nostra colonna vertebrale come se dovessimo mettere un paio di pantaloni stretti e allacciare una cintura. E perciò cosa facciamo? Importiamo la pancia in dentro. Manteniamo la pancia in dentro per qualche secondo, 1, 3 e lasciamo, inspiro, espiro e pancia in dentro, 1, 2, 3, 4, 5. Questo esercizio è detto anche esercizio del gatto che vomita, perché questo movimento vi farà sentire proprio una sensazione a livello della bocca dello stomaco come se qualcosa vada a contrarsi. Ultima volta, 5 secondi, porto dentro la pancia, tiro dentro l'ombelico, volendo posso anche inarcare leggermente la schiena, ok, e devo sentire tutta la tensione sul muscolo trasverso. Una unica cosa che serve per fare questa routine è una palla, potete preparare, ok, ma se non avete una palla a disposizione potete anche saltare l'esercizio, anche se l'esercizio della palla è molto efficace perché va a stimolare molto la zona addominale. Vi sdraiate sulla palla e iniziate a muoversi per qualche secondo, avanti, indietro. Oh, in questo modo dovreste cercare di rilassare bene l'intestino e tutta la parte addominale, bene, avanti e indietro, spostandosi prima sul centro, poi leggermente sul fianco, ok, destro, poi cambio, posizione della palla verso sinistra, ottimo, ok. Mi raccomando, se c'è troppo dolore non insistete, ma cercate di rilassare, perciò non spingere tanto forte, ma cercate di rilassare bene tutta la vostra parte addominale, il vostro intestino. L'intestino è formato da muscoli involontari, perciò è importante andare a stimolarli.
Altro movimento è il movimento laterale. Prima abbiamo fatto dall'alto verso il basso, adesso spostiamo la palla lateralmente. Perfetto. Possiamo fare il prossimo esercizio da in piedi in posizione seduta. In posizione seduta è più facile controllare il movimento mettendo le mani sulla nostra pancia. Facciamo delle respirazioni. Importante nella respirazione all'inizio non forzare, ascoltare solo cosa succede. Praticamente appoggiamo una mano sotto l'ombelico, l'altra sopra, ottimo, e dopo qualche 5-10 secondi vi accorgerete che la vostra pancia fa un movimento che può essere più o meno accentuato. Io adesso cercherò di accentuarlo, ma non è importante quanto si muove, ma il cogliere questo movimento e accompagnarlo. In alcuni casi può anche essere molto limitato all'inizio e man mano si esegue l'esercizio può aumentare la mobilità del vostro diaframma, che a sua volta creerà un movimento maggiore a livello della pancia. Perfetto. Anche qui dipende da quanto tempo avete, questo è un esercizio che può essere fatto anche con calma e ci si può mettere anche più tempo, ma nel caso già così è sufficiente. E si può passare infine al massaggio dell'intestino. Come facciamo a fare il massaggio dell'intestino? Andiamo a massaggiare tre parti dell'intestino crasso, che sono il colon ascendente. Perciò partendo dalla fossa iliaca si sale, si va a massaggiare partendo dal basso verso l'alto, okay, con una pressione media comunque che si può adattare alle vostre sensibilità, okay, e magari anche proprio andando a cercare di scavare, di portare in alto come se volessimo svuotare un tubetto nel dentifricio, come se volessimo andare a portare in alto qualcosa che poi dovrà uscire, perciò verso l'alto, 2-3 volte. Da qua si passa poi al colon trasverso, ok? Stessa identica modalità, una piccola pressione con immaginando proprio di dover trascinare qualcosa verso sinistra, ok? Perché andiamo dal colon ascendente, passando dal trasverso, ok? Andiamo verso bene. Verso sinistra 2-3 volte, anche qui può essere fatto in maniera più profonda o meno profonda a seconda della vostra predisposizione, ok? E infine andiamo a favorire il colon discendente, ok? In questo modo, partendo dalla costa, dall'angolo costale, scendendo verso il basso e andando a cercare di spingere verso il basso fino ad arrivare alla fossa iliaca, anche qui 2-3 volte. Bene. Ottimo. E 3. Benissimo. Per terminare l'esercizio andiamo a massaggiare due punti molto importanti in cui ci sono degli angoli e il nostro intestino, diciamo, fa delle anse. Il primo punto che abbiamo già leggermente massaggiato è la fossa iliaca destra, ok? E in questo caso si fa un massaggio circolare. Come si trova la fossa iliaca? Si va a sentire la nostra spina iliaca, che è il nostro osso iliaco, qui abbiamo un osso, si rientra appena appena e si va a massaggiare in questa zona. Perfetto, questo è il massaggio profondo. Più si riesce ad andare in profondità e più si sentirà che la zona è abbastanza dolente, perciò molto delicatamente si chiede il permesso al nostro corpo di approfondire lentamente il massaggio. In questa zona poi è presente appunto anche lo psoas, sotto il nostro intestino abbiamo appunto lo psoas e perciò si andrà a stimolare un po' anche quello. Benissimo, fatto da una parte, andiamo a sinistra, qua possiamo appunto sempre andare a cercare la nostra sinus, il nostro osso che la nostra spina che salta fuori, da qua cadiamo proprio appena dopo l'osso e andiamo in profondità a massaggiare il nostro intestino. Perfetto.
Ovviamente mi sono occupato della fisioterapia, ma ci sono altre cose molto importanti a cui puoi porre attenzione per risolvere il problema. Due su tutte sono l'alimentazione e l'idratazione. La stipsi, come ogni problema intestinale, non è da sottovalutare perché questi problemi all'intestino possono portare a lungo andare infiammazione che va poi a ripercuotersi sulla nostra schiena e magari anche sui nostri polmoni, causando anche magari problemi di malassorbimento. L'ideale sarebbe svolgere questi esercizi la mattina, magari prima di colazione, ma la cosa importante, se non riesci a farli la mattina, è riuscire a fare questi esercizi una volta al giorno, sempre nello stesso orario. Per domande, dubbi, perplessità, scrivetemi nei commenti. Oggi, per oggi abbiamo finito, io vi aspetto al prossimo video e vi saluto.